Cominciamo il nostro riscaldamento spingendo con una bella camminata. La camminata è una spinta con l'avampiedi verso il centro del trampolino. Proviamo di mantenere i nostri piedi all'interno della banda, diciamo del bordo del tappeto stesso. Così stiamo spingendo giù. Questo è un eccellente esercizio per riscaldare, perché oggi facciamo Power 1, un bel allenamento total body dedicato principalmente su gambe e glutei, perché il nostro mese di aprile è dedicato proprio a loro, al lato B. Continuate a spingere verso il centro del tappeto. Siamo sempre in fase di riscaldamento, ok? Proprio la cosa bella del trampolino è questo, che è il movimento stesso che ci sta riscaldando, e così abbiamo la possibilità di prepararci per la parte più difficile o più impegnativa della lezione, perché questa è una bella lezione hard, proprio hard, power 1, total body, e anche fantastica per quei giorni che non volete fare o non avete tempo di fare tutto. Qui state facendo tutto, insomma, aerobico, tonificante. Qui stiamo facendo uno skip. Il skip non è mai doppio, è sempre singolare, ok? Così lo so che si può vedere delle persone su internet che fanno doppio skip, ma sarebbe pericoloso per la caviglia, per il ginocchio. Così la tiriamo su, addominali rimangono tesi, noi stiamo tenendo il nostro busto più centrale possibile, tirando le ginocchia almeno all'altezza delle anche, sempre in fase di riscaldamento, sempre un minuto di skip. Nel caso che senti che è troppo, tu puoi abbassare il ginocchio, sempre con diciamo l'ottica che state facendo un bel lavoro tonificante. Continuate a tirare su, pompi con le braccia e la spinta, senti come il tappeto stesso ti dà una bella spinta da basso verso alto per ricominciare, pompa con le braccia, e stiamo per cambiare, per andare sempre su un knee up twist. Mi appoggio giù, ok? E porto la gamba destra verso la spalla sinistra con un minimo di torsione del busto, tenendo gli addominali e gli obliqui, punto vita, belle tesi, ok? Belle tesi, perché siamo sempre in fase di riscaldamento, abbiamo bisogno di preparare tutta la nostra struttura per affrontare questo allenamento molto, molto efficace. Io adoro il trampolino, adoro total body, adoro il power, ok? Perché il power ci fa sentire ancora più guerrieri, ok? Cambia la gamba. Vado con i gomiti, sto lavorando proprio in diagonale, la torsione è importante, gli addominali sono tesi. Immaginate che state trainando la vostra ombelico, ok? Proprio che si sta attaccandosi proprio sulla vostra colonna vertebrale, per fare il massimo, per avere un bel lavoro profondo dell'addome, perché hai la decelerazione del trampolino e hai anche proprio il lavoro del busto che si sta girando, per sentire proprio il punto vita che si sta migliorando. Prepariamo un sci di fondo semplice, sta arrivando fra pochissimi secondi, per completare l'ultimo minuto del nostro riscaldamento. Scioltezza, ok, doppio doppio, andiamo in doppio doppio, ancora doppio, e poi andiamo in singoli. La cosa importante è di farlo in scioltezza, perché entrambi i piedi arrivano insieme, poi vai in singoli, ok? E il fatto è, vai doppio, 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 e poi singoli. Scioltezza con le gambe, potete girare, perché fra poco cominceremo con la parte attiva del nostro power. Power è 50 secondi di esercizio seguito di 10 secondi di recupero. Spero che avete già una bottiglia d'acqua vicino a voi, perché fra pochissimo cominceremo con la nostra prima esercizio, che si chiama Maniac. È un gioco di gambe, un gioco di piedi che si sbattono contro il centro del vostro trampolino molto velocemente. Ok, ci siamo? Siete pronti? Cominciamo fra poco, ora, con il Maniac. Ok, batto, batto, batto con i piedi. Sono 50 secondi. Siccome questo è uno scatto lungo, datevi il tempo anche rallentando magari questa velocità, cioè se non te la senti di farlo per 50 secondi potete rallentare, ma non fermare, provate di non fermarvi, provate di insistere, perché comunque è uno scatto lungo, mi rendo conto, ma state facendo un bellissimo lavoro. Continuate di spingere verso il basso, sapendo che ci stai quasi, mi batto con le gambe, poi là dopo ti do il prossimo scatto, sarà un bellissimo lavoro di scioltezza, faremo uno twist. Così dopo questo scatto
tonificante. Lame, no? 3, 2 e 10 secondi di recupero. In questi 10 secondi di recupero provate di continuare a muovervi, ok? Muovervi, respirare, ma non fermarvi completamente. Adesso twist balistico. Un twist semplicemente è un movimento di scioltezza, ok? Perché durante il Maniac avrai sicuramente caricato tanto, tanto, tanto le gambe. Adesso con twist continuiamo proprio di pompare destra e sinistra. I piedi rimangono paralleli, ok? Fallo più piccolo di quello che potresti sentire, cioè che è più piccolo, che molti fanno un twist laterale, no? E a tre quarti, mi sto lavorando, mi muovo le gambe con scioltezze addominali, rimangono tesi, perché vorrei anche che tu sentissi nel torso, proprio nel busto, il lavoro anche nelle obliqui. Prepariamoci però per il nostro jumping jack plio, ok? Fra pochissimo, ok? Faremo un jumping jack plio, continui con la vostra scioltezza e stop. Perfetto, 10 secondi, recupero, prepariamoci mentalmente. Il jump jack plio, piedi si aprono, si chiudono in un contesto pliometrico, vuol dire apro, chiudo, le punte e le ginocchia sono sempre nella stessa direzione, frontale in questo caso. Prova di non bloccare la decelerazione o la frenata sui reni, ok? Apro e chiudo ed apro e chiudo e continuo proprio di fare questo salto insieme, portando, vedi che le mie ginocchia e le mie piedi sono sempre puntate verso avanti, scendo, frenando con i taloni, ok? Continui proprio di andare avanti, indietro, scendo, spingo. Lo sentirai molto sui glutei, provi di contrarre i glutei, se vuoi tocchi sotto il gluteo per sentire quanto ti stai lavorando. Abbiamo quasi finito, ancora 3, 2 e stop, 10 secondi di recupero. Il nostro prossimo esercizio è una skip, sempre 50 secondi, allora se volete cominciate con una skip un po' meno alto, ok? Io faccio bello alto, però ricordo che state a casa da soli, allora stando a casa da solo, lo skip può essere, diciamo, accende il pressore della parte anteriore della coscia. Se lo senti che si stanno accendendo, tu riduci l'ampiezza del movimento, cioè abbassi poco a poco l'altezza delle ginocchia, perché 50 secondi sono 50 secondi, puoi girare, pompare con le braccia. Stiamo facendo un bel lavoro proprio power oggi, ok? Io adoro power, che sono scatti di 50 secondi, ti alzano il battito cardiaco, però ricordate che dopo di qua avremo di nuovo un recupero di 10 secondi. Continui, skip, ok, 10 secondi di recupero. Allora il prossimo sarà un jump twist. La facciamo concentrandoci, ripeto, la velocità tua può essere più lenta della mia se te la senti. Qui c'è tanta stabilizzazione articolare, se tu guardi le mie ginocchia c'è una bella sorta di stabilizzazione all'arrivo sul trampolino. Questo vuol dire che dobbiamo stare attenti che le nostre ginocchia seguono il dito medio del piede, ok? Se volete andare più lentamente di me lo fai, anche a metà tempo, facendo uno e poi due e poi tre, perché questo è molto molto intenso come allenamento, ma è molto efficace per i glutei, perché quando do la spinta dal talone ti garantisco che i glutei cominciano a sollevarsi, riempirsi, diventare più tondi, diventare più belli, ok? Così sono movimenti pliometrici che a terra potrebbero darti molto fastidio sulla caviglia e sulle ginocchia, qui no. Ancora, abbiamo quasi finito, 2 e stop, ok, 10 secondi. Adesso cominciate a mettervi in ginocchio sulla vostra tappeto, perché partiremo con un esercizio un po' non rilassante, però io sto provando di fare questo power variandomi tra un esercizio più intenso con un esercizio un po' di recupero. Allora, queste knee kickbacks vuol dire sto dando un calcio verso alto dietro di me con il piede a martello, però muovendomi con il tappeto stesso. Continuate, poi cambia la gamba, continua a lavorare,
con una contrazione sul gluteo. Ok, è il gluteo che ti sta dando questa spinta verso alto, molleggiando sul trampolino. Se ti dà fastidio sotto il ginocchio, magari perché hai la ginocchia scoperta, tenetevi vicino un materassino, qualcosa da mettere sotto il vostro ginocchio, così non ti dà fastidio sulla ruvidezza del trampolino sul ginocchio. Ok, ci abbiamo quasi finito. Continua a spingere in alto. Ok, due and stop. Preparati, rimettiti in piedi, alzati con calma così non ti gira la testa per fare un jump squat. 50 secondi di jump squat, i piedi sono leggermente divaricate, sto lavorando dal talone, ok? Leggermente le punte sono divaricate, le ginocchia seguono proprio la punta dei miei piedi, ok? E continuo a dare la spinta da dove? Dal talone, tallone che mi aiuta ad andare in su. L'altra cosa, permettiti il corpo di decelerare completamente, arriva giù, decelero, ok? Ma continuo a fare questo movimento. 50 secondi sono tanta, tanta roba, lo so. Potete rallentare la velocità del jump squat, ok? Ma non interromperlo, ok? Magari vai più lentamente, perché abbiamo quasi finito, ok? I nostri 50 secondi sono quasi finiti. Continui a dare una concentrazione su quei taloni, ok? E mio YouTube non finirà, rimarrò sempre su YouTube, però YouTube vengo una volta a settimana, una volta ogni due settimane quando riesco ad uploadare. Però adesso, se volete avermi tutti i giorni come personal trainer, dove ti dico quello che devi fare se sei principiante, se sei intermedio, se sei avanzato, e con un approccio multidisciplinare, adesso mi potete trovare su now.jillcooper.it, ok? .it, dove potete trovare questa piattaforma che è una vera e propria palestra online, dove do consigli sull'alimentazione, consigli sul pensiero positivo, consigli per l'autostima, consigli per l'allenamento e tutti i giorni consigli di quello che devi fare, ok? Così diventa vero il tuo personal trainer in tutto e per tutto, tutti i giorni, con tanti tanti video. Così, se volete venire e avermi tutti i giorni tutto per te, venite su now.jillcooper.it.